Come ho accennato nel video che vedete in alto a destra, come montare guai nei fili dei freni di una bici da strada, vi voglio mostrare l'altra parte del contenuto all'interno della stessa confezione Campagnolo, riguardante guaine e cavi del cambio. E troviamo guaine del cambio diametro 4,18 mm, cavi del cambio diametro 1,2 mm, finali guaina per il cambio. Riguardo i finali guaina, ci sono le istruzioni di montaggio dove spiegano che per quanto riguarda il cavo del cambio, se avete il passaggio esterno conviene mettere questa cuffietta che loro danno assieme al kit per riparare appunto il cavo da eventuale polvere che si può infilare all'interno della guaina durante l'utilizzo. Attrezzatura necessaria: punta a tracciare conica, chiave a brugola da 5 mm, tenaglia di buona qualità, chiave dinamometrica per raggiungere il massimo della precisione durante il serraggio delle viti. Iniziamo col cambio posteriore. Ovviamente va montato sulla leva destra e la prima cosa da fare è scalzare la protezione in gomma. Qua bisogna fare attenzione perché da questo lato c'è la leva per scendere. Così si sale come rapporti, invece con l'altro ovviamente si scende. Quindi per inserire le nuove guaina con il cavo nuovo eccetera, bisogna portare a zero, scaricare tutto il cambio in modo, cioè qua il leveraggio, come se fosse al primo rapporto in quello più piccolo. Posizionare la guaina nella sede del gruppo comandi, fissarla sul manubrio e telaio con del nastro isolante, evitando di far curve troppo strette. Verificare che il manubrio ruoti liberamente a sinistra e destra e che la stessa guaina sia libera. Presi i riferimenti, smonto le guaine e le taglio. Con la tronchesina taglio dove ho preso il riferimento. Poi con la punta cono allargo bene il foro. Facciamo anche una prova con un cavo in modo da sentire che non vada a grattare da nessuna parte. Quindi, tagliato il cavo, inserisco il capo guaina, lo infiliamo dentro la sede fino in battuta proprio in fondo, lo blocchiamo con del nastro isolante. Altro capo guaina anche da questo lato e il primo è montato. La stessa cosa vale per l'altro lato. Tagliamo qua e dopo aver tagliato ovviamente ripassiamo la punta conica per allargare bene il foro. Anche qua provo a far passare del filo per vedere che non ci siano ostruzioni. Mettiamo il capo guaina, lo mettiamo nella sua sede, mandiamo in battuta fino in fondo e poi iniziamo a far fare il percorso aderente al manubrio dove c'è questa scanalatura in questo caso. L'altro capo guaina. Stesso discorso vale per la guaina cambio posteriore. E prendiamo una misura facendo in modo che non sia troppo ampio. Quindi tagliamo qui. Con la punta allarghiamo, facciamo la prova per vedere che corra bene il filo. Sì. Nel kit originale Campagnolo troviamo una cuffia in gomma che serve a non far entrare la polvere all'interno della guaina e va calzata sul tubicino forato in plastica presente nell'apposito capo guaina. Bisogna inserirla qua dentro, preforarla, inserire poi dopo il cavo, quello del cambio, e poi lasciarla andare in modo che impedisca la polvere di entrare all'interno della guaina. Quindi ora possiamo inserire i cavi del cambio. Bisogna prestare attenzione che abbiano il diametro di 1,2 e come avevo già detto nel video
relativo ai freni, che quello dei freni sono 1,6 e ovviamente non sono da confondere perché non sono compatibili. Nel kit troviamo un cavo più lungo dell'altro. Il lungo, per ovvie ragioni, lo utilizzeremo per il cambio posteriore, mentre il più corto per il deragliatore. Bisogna aiutarsi finché si trova la guaina. Trovata la guaina, dovremo vedere fuoriuscire il filo da qua. Si fa passare ovviamente da questo lato. Ora infiliamo il soffietto in gomma parapolvere che tiene il cavo pulito durante lo scorrimento. E questo soffietto in gomma lo vado a calzare in questo tubicino di plastica fino in fondo, così lui sta lì e col movimento avanti e indietro del filo tiene sempre la polvere all'esterno. Poi con la brugola da 5 allento il morsetto, dopodiché calzo il filo qua dentro. Cerco di tenerlo teso il più possibile e per adesso lo porto contro. Allo stesso modo facciamo passare il filo per il deragliatore. Facciamo scattare ovviamente la sede e il portatestina, tutto a zero, impacchettato. Da qua sotto. Ok. Trovato l'inserimento, lo vedremo uscire di qua. Eccolo qui. Quindi la testina è andata nella sua sede. Questo cavo del deragliatore lo faremo passare da questo lato. Lo agganciamo di là, dal lato opposto alla corona. Quindi la riprendo da qui. In questa fase svito un attimo il morsetto per farvi vedere. È fondamentale che il filo passi al di sopra di questo dentino, in questo modo, che venga agganciato in sostanza e pizzicato lì nel momento in cui chiudete poi il morsetto. Cerco di tenere il cavo teso il più possibile e con la chiave a brugola da 5 porto contro il morsetto. Se vi è piaciuto il video mettete un like ed iscrivetevi al mio canale. Grazie e ciao, alla prossima!